Io credo che noi abbiamo una grande confusione tra il verbo essere e il verbo avere. Ok? Allora, noi confondiamo il verbo essere con il verbo avere. Ad esempio, se io provo qualcosa, io dico di essere quello che provo. Ma questo è sbagliato. Io ho un'emozione, io ho un pensiero, io ho un'esperienza, ma non devo per forza coincidere con quello che provo, con quello che penso o con quello che ho vissuto. Perché significherebbe che io non ho più il margine della libertà. La libertà significa voler scappare e scegliere invece di restare. Questo è possibile solo se tu hai chiaro la differenza che c'è tra il verbo avere e il verbo essere. Il verbo avere è ho la sensazione di voler mettermi a camminare lontano da qui. Pensate a quando ci troviamo davanti a un problema e vorremmo scappare dall'altra parte del mondo. Ma tu invece scegli di rimanere. Allora, ciò che qualifica il verbo essere è ciò che tu scegli, non ciò che tu hai. Questo significa che tu hai sempre la libertà di disobbedire a ciò che hai. Puoi disobbedire alla tua tristezza, puoi disobbedire a un pensiero negativo, puoi disobbedire alla tua storia, a un padre che ci ha fatto del male. Noi possiamo disobbedire a quel male ricevuto, che è un pezzo della nostra storia. E questo perché noi abbiamo questa difficoltà? È l'unica cosa che ci ridona di nuovo la giusta distanza tra il verbo essere e il verbo avere è la vita spirituale, perché la vita spirituale è la netta separazione tra queste due cose, è la camera d'aria che c'è tra queste due cose. Questo accade nella misura in cui tu capisci di non essere semplicemente... Il tuo cuore non coincide con la tua pancia, sono due cose molto vicine, ma noi a volte confondiamo la bocca dello stomaco col cuore. Ecco, noi non siamo la nostra pancia, noi siamo il nostro cuore. Scordatevi i baci Perugina, quando dico cuore sto parlando di quel luogo decisivo e profondo di noi dove prendiamo le decisioni di fondo della nostra vita. Ecco, chi siamo? Non lo so. Credo però che forse noi siamo ciò che scegliamo. E poi c'è questa dose di segreto che è bene che ci portiamo sempre addosso. Grazie.